Io intanto davvero voglio rivendicare con orgoglio il fatto che Milano è stata la prima città che si è mossa sul tema della sicurezza. Allora io non avevo la fortuna di avere un collega come il sindaco Alemanno a Roma, e quando sono andata al Viminale a trattare il tema sicurezza insieme agli altri sindaci, tutti di centrosinistra, mi sono sentita dire da Veltroni, diciamo nome e cognome, da Veltroni che Milano sbandierava il tema sicurezza per problemi elettorali. Io ero appena stata eletta, non avevamo elezioni politiche, non avevamo elezioni regionali, non avevamo elezioni provinciali, non avevamo elezioni europee, salvo poche settimane dopo sentire il sindaco Veltroni che diceva siamo seduti su una polveriera. Quindi ha perfettamente ragione il sindaco Alemanno, il buonismo dei sindaci alla Veltroni non paga e non pagherà mai. Allora, che cosa abbiamo fatto rispetto a questo? Quando abbiamo ottenuto dal governo Berlusconi i poteri per occuparci del problema rom, nomadi e clandestini, noi abbiamo in tre anni, perché i poteri li abbiamo avuti dal 2008, i poteri affidati al commissario che è il prefetto, ma noi collaboriamo naturalmente con la prefettura, noi abbiamo diminuito i clandestini, quindi gli irregolari, da 10.000 a poco più di 1.000, quindi abbiamo fatto 9.800 allontanamenti dalla nostra città di clandestini. E il nostro obiettivo è azzerare i clandestini, azzerare i clandestini. Poi ci siamo occupati dei campi regolari di Milano, faccio un nome per tutti, Tribognano. A Tribognano effettivamente non c'entrava nessuno, poi ci sono stati due incendi, io il 31 dicembre, quindi il giorno del Capodanno del 2007 mi sembra, sono andata col prefetto, col questore, e ho visto una situazione che non era come quella che descrive il sindaco Alemanno, ma non è che fosse molto diversa. 1.000 persone e diciamo una situazione di illegalità diffusa. Allora abbiamo stilato un patto che prevede che nei campi regolari ci siano persone che devono rispettare delle regole, vale a dire non possono avere una casa, perché se no stanno a casa loro, non stanno nel campo, non possono avere condanne penali e devono mandare i figli a scuola e osservare le regole base di igiene. Rispetto a questo, quando non osservano queste regole, li mandiamo via, non li teniamo, anche se sono regolari. E rispetto a 2.000 presenze nei campi regolari, adesso siamo a poco più di 1.000. Adesso il nostro obiettivo è alleggerire ulteriormente i campi regolari. Certamente attraverso anche politiche di integrazione per quelli che vogliono rispettare le nostre regole. Per questi, solo per questi. Politiche di integrazione, che significa accompagnamenti all'autonomia lavorativa, aiuto per i figli, per mandare i figli a scuola, quindi sostegno a chi rispetta le nostre regole, perché siamo una città aperta, siamo una città che accoglie come abbiamo sempre fatto, ma solo per chi rispetta le regole. Per gli altri, Milano non è una città nella quale rimanere, devono saperlo, devono saperlo. E ha ragione il sindaco Alemanno, non possiamo essere lasciati soli dall'Europa. Allora non è possibile che noi facciamo gli allontanamenti, parlo naturalmente dei nomadi comunitari, non degli extracomunitari, per i quali il problema è diverso, perché lì dobbiamo fare accordi con i paesi d'origine e quindi questo non è sempre facile, quindi ben venga l'accordo che ha fatto il presidente Berlusconi con la Libia, perché attraverso quell'accordo abbiamo impedito a tanti di entrare nel nostro paese, quindi ringraziamolo quell'accordo. Allora, rispetto a questo, non possiamo essere lasciati soli dall'Europa, non possiamo fare gli allontanamenti volontari. Vuoi andare via? Allora, se dimostri
che non ha il reddito, quindi parlo di direttive europee, non è che parlo di direttive italiane, la direttiva europea prevede che chi non è in grado di dimostrare di avere un reddito e di potersi sostenere non può stare in un paese se non ha la possibilità di sostenersi. Allora è inutile essere presi in giro sentendoci dire fate gli allontanamenti volontari, ma come ci riusciamo a fare gli allontanamenti volontari? Dobbiamo poterli espellere. Questa è la battaglia che sta facendo Sarkozy e la battaglia che anche il nostro governo sta facendo. Dobbiamo poter riuscire ad avere dall'Europa la consapevolezza che non è che i paesi di cintura sud, quindi l'Italia, la Spagna, i paesi come dire, che assorbono l'immigrazione da sud o da est sono i paesi più esposti, non possiamo essere lasciati soli, ha ragione il sindaco Alemanno, deve essere una battaglia europea. Una battuta velocissima sulla moschea.